innanzitutto il mercato del lavoro oggi è molto più trasparente ed efficiente, o lo sta diventando, perché monitoriamo ogni 3 mesi, provincia per provincia, le professionalità, le competenze chieste dalle imprese, in modo che questa informazione orienti la formazione, le scelte educative ed altro ancora. Dall'altra parte è stato liberalizzato il collocamento, è stato istituito il portale Click Lavoro, che è un motore di ricerca che entra in tutti i siti e fornisce servizi a coloro che cercano lavoro o lavoratori. Abbiamo cercato attraverso gli ammortizzatori sociali di proteggere il reddito, ma allo stesso tempo di collegarli al ricollocamento dei lavoratori, e discuteremo con la CISL soprattutto di organismi bilaterali nei territori per gestire i mercati del lavoro. E infine recente la riforma dell'apprendistato per entrare nel mercato del lavoro, farne il canale tipico di transizione dalla scuola al lavoro. È una giornata molto difficile questa ancora per le borse in Italia, c'è una Grecia sempre messa molto male, la Merkel ha lanciato comunque un grido d'allarme. Come se ne esce come paese da questa situazione? Beh, io credo che innanzitutto ne debba uscire l'Europa con più politica europea, mai come in questo momento occorre un'assunzione di forte responsabilità da parte dei leaders politici europei. Per quanto riguarda noi, accompagnando una stabilità che a questo punto è acquisita con la crescita.